Buongiorno, vi ringrazio per avermi invitato per dire la mia su quella che fondamentalmente in questo momento rappresenta uno degli ultimi discorsi, uno degli ultimi argomenti che la gente sta affrontando, però mi rendo conto che è una trasmissione di calcio, ovviamente bisogna parlare di calcio. Io ho, come tutti, da un mese sono, fra virgolette, recluso in casa e naturalmente l'astinenza di calcio in altri tempi si sarebbe fatta sentire. Io dico la verità, in questo momento sto pensando a tutt'altro. In primis, vabbè, grazie a Dio, una cosa molto bella per me, la nascita di mia figlia Maria, che mi sta lietando questi giorni. Però, ovviamente, come contraltare anche le tristi notizie che provengono dalla Lombardia, dal Veneto, dal Piemonte e dalle Marche. Naturalmente, in questo momento parlare di calcio sembra quasi un'esagerazione, non ci sono gli stimoli per affrontare questo discorso. Tuttavia, bisogna affrontare l'argomento focale che occupa gli italiani in questo momento, nell'ambito calcistico, cioè la ripresa del calcio, la ripresa del campionato. Si dice e si ripete che il campionato deve iniziare, e questo a detta del professor esimio cattedratico Lotito, il quale, dietro il traino di 4-5 altri suoi amici, i soliti noti, sta portando avanti la tesi che il calcio deve riprendere a tutti i costi. Stranamente, ma non tanto, anche gli organi federali si sono accodati a questa peana della ripresa del calcio, e ancor più i giornali sportivi, Gazzetta e Corriere dello Sport, che stanno trainando la battaglia della la ripresa del calcio. La gente rimane stupita, stupefatta, nauseata e schifata da questi argomenti, da queste considerazioni. Io sono uno di questi. Sinceramente, io ho superato il calcio scommesse di Trinca e Cruciani nei primi anni 80, ho superato lo scandalo Masiello, e voi lo sapete bene che io avevo messo mani perché ho fatto il processo a Bari costituendomi parte civile, quindi quello schifo di Lecce Bari lo ricordo bene. Nulla di questo mi ha scalfito la passione. Invece, quello che sto sentendo in questi giorni ha del nauseabondo. È impossibile non ascoltare le odi che provengono dagli scienziati, dalla medicina e da quelli che ne capiscono. Affrontare oggi il mondo del calcio, far riprendere gli allenamenti col traino di 50 persone che ovviamente si vengono a contaminare è una follia allo stato puro, assoluto. Non esiste il calcio, non esiste soltanto il calcio nella vita, esistono altri valori. In questo caso esiste la salute pubblica, per cui che il calcio diventi poi focolaio di un'epidemia di ritorno, a me questo non sta bene. Me ne frego delle partite, me ne frego delle porte chiuse, me ne frego di Sky e di DAZN. Io sono portatore di interessi generali. Per me il calcio del campionato deve sospendere, poi decidessero quello che vogliono, retrocedono due, retrocedono tre, non mi interessa, non lo so cosa decidano, ma il calcio non può riprendere perché è oltremodo assolutamente pericoloso. E aggiungo anche un altro aspetto, un'altra particolare che è molto importante in questo momento. Noi tifosi, noi quelli più caldi, urvaioli, abbiamo preso una decisione coralmente, tutti quanti, in tutta Italia, che ovviamente contesteremo recisamente un'eventuale ripresa del calcio. Il calcio, se dovesse essere ripreso, ci vedrà sulla scena in maniera attiva, civile ma attiva, e contesteremo. E arriveremo sotto lo stadio e contesteremo le partite che verranno svolte a porte chiuse. Un teatrino squallido che veramente non è calcio, perché le partite a porte chiuse non è calcio, e soprattutto nel contesto generale di oltre 20.000 morti, quanti ce ne saranno fino a poi, che non possono essere dimenticati. E quindi una palla che rotola non è concepibile in questo momento. Io la vedo così, poi ognuno è libero di decidere quello che vuole. Arrivederci.